benvenuti e bentornati sul canale, bentornata a me e bentornati a voi. È la seconda volta che registro l'intro perché ovviamente stavo registrando con la messa a fuoco automatica e continuavo a farmi quella cosa dello sfondo che io odio tanto e che voi avete notato negli altri video, quindi sorry. Sono qui con voi oggi perché volevo fare skincare prima di truccarmi. Comunque, mi mette ansia registrare perché è veramente tantissimo che non registro e che non parlo con voi e ogni volta mi sembra di resettarmi e tornare tipo la gloria del 2013, quindi perdonatemi se sarò un po' così, però devo un attimo riprendere la mano. Inizierei subitissimo col fare una bella sauna facciale e wow, utilizzerò un prodotto che mi hanno mandato della Nobody's Perfect Skincare, che mi aveva mandato Poppy, non so se chi mi segue su Instagram avrà visto. Oggi utilizzeremo insieme Sunny, che è un nuovo dispositivo appunto per la sauna facciale, e secondo me è una cosa molto molto figa e comoda perché, punto primo, come vedete il dispositivo è piccolissimo, ci sta nonostante il serbatoio sempre piccolo, questo qua che ho già riempito d'acqua. Dura un sacco la sauna facciale con il vapore che emette da questo buchino qui. Voi dovete stare a distanza di 20 cm, quindi lo terrò qui. Andate ad aprire i poli nord e sud, i pori della pelle, facilitando così la pulizia del viso. Infatti successivamente utilizzerò Poppy, che è il dispositivo quello che va ad aspirare tutti i punti neri e tutto lo schifo che sta sulla pelle. Non è un video collaborazione, lo metto già in chiaro qua, però su Instagram ve l'ho fatto vedere e ci sono dei codici sconto sempre attivi, quindi nel caso vi lascio anche qua nell'info box il mio codice sconto e lo swipe up. Sì, lo swipe up, ciao Gloria, siamo su YouTube, adoro, sono favola. Questo è il serbatoio, come vi dicevo, l'ho riempito d'acqua e lo vado semplicemente a posizionare qua. Io l'ho già provato, ho fatto le storie con voi, tra l'altro le trovate in evidenza su Instagram e mi è piaciuto moltissimo. Andiamo a premere il bottoncino, l'unico bottone davanti, e lui inizia a scaldare l'acqua e a far uscire il vapore. E noi semplicemente a 20 cm di distanza, come vi dicevo, siamo qui a goderci la nostra sauna facciale mentre chiacchieriamo insieme. Io ho già terso il viso prima di registrare con questo, alla soia di Fresh, che mi piace un sacco questo brand, ma dopo apriamo piccola parentesi. Abbasso, ciao, il dispositivo perché non mi arriva il vapore. Anzi, facci ma cosa buona. Ma no, raga, io per preparare un video ci metto 80 anni. Comunque, una cosa che farò dopo è muovermelo su tutto il viso, almeno il vapore sono sicura che mi arriva. Prima di, vado ad applicare il tonico. Questo qua è un tonico alla mamelide e acqua di rose. Non so cosa sia la mamelide, mi documenterò e ve lo scriverò. La mamelide è una pianta originaria delle regioni orientali degli Stati Uniti e del Canada. Le proprietà cicatrizzanti del decotto... Ok, è cicatrizzante. Questo brand io non l'avevo mai provato, ne ho sempre sentito parlare benissimo sui social, ma non l'avevo mai provato, quindi grazie Sephora che mi ha dato l'opportunità di provarlo. Passerei proprio alla sauna, che come sentite, come vedete, sta già andando e fa un vapore assurdo. Wow. No, raga, no. Ok, dopo 8000 starnuti vi posso dire come sta andando la mia vita. Piccola premessa, che è molto molto importante in realtà questa premessa: ho avuto uno stallo del canale perché stavo cambiando network. Sono praticamente coloro che gestiscono le entrate di YouTube, quindi tutta la monetizzazione che sta dietro i video che carico. In più ho avuto un periodaccio, e ce l'ho tuttora, che va avanti da un anno e molti di voi se ne sono accorti. Non me la sono passata per niente bene, non me la sto passando per niente bene, ma sto cercando di conoscere meglio il mio carattere e far pace con questo umore che è sempre super iper altalenante. Ci sono tante altre cose che sono successe, tanti altri fattori che mi hanno portato ad essere così, a mettermi in dubbio, ecco, perché non questo... Vivere da sola, raga, è dura. Vivere da sola è veramente dura, e non perché mi manchi una persona, ma perché fare affidamento solo su te stessa è pesante. Quando non hai abbastanza autostima o non credi abbastanza in te, è davvero dura riuscire a confrontarti con lo specchio e dire no, dai, ce la puoi fare, guarda i lati positivi. Cioè, io so che valgo, io so che ho delle qualità, io so che ho delle potenzialità, ma non le sfrutto dal momento in cui per me prevalgono le cose negative. E sto lavorando su questo, sto cercando di evitare di buttarmi troppo giù e di guardare solo questi aspetti qua. Poi ci sono i giorni in cui mi sveglio che per me c'è la luna nera, quindi nessuno mi deve parlare, cancello tutto, nel senso che metto la modalità aereo pure al telefono e devo sparire dal mondo e godermi la mia solitudine. Altri momenti in cui mi sveglio e dico wow, è bellissimo oggi, il mondo è favoloso, uè, come stai, tutto bene? E...
e odio questa mia parte, perché io sono quella persona là, io sono quella persona che si alza ed è felice. Poi sto leggendo un botto di libri di psicologia, raga, che mi stanno aprendo il mondo. Tra l'altro ve li straconsiglio, lo psicologo nel cassetto, che anche qua me l'avete chiesto su Instagram. Ne ho trovato un altro che si chiama Come funziona la psicologia, pieno di immagini che vi spiega in modo più dettagliato vari aspetti della psicologia e vari disturbi, varie personalità, ed è molto molto interessante. Io ho avuto sempre la passione della psicologia, ecco, forse mi rimprovero il fatto di non aver studiato questo nella vita. Comunque, questa sauna mi sta facendo sudare il mondo, è tutto molto bello, ma la mia pelle sta piangendo, quindi io procederei, intanto lo appoggio qua con Poppy. E mi piace usare tutti questi dispositivi nuovi con voi. Lo metto alla velocità 2 e semplicemente vado ad aspirare questa zona. Io ho una fronte abbastanza pulita, ma questa zona ultimamente non so com'è, che è sbocciata. Questo dispositivo inoltre non va passato troppe volte sulla stessa zona, perché come vedete si arrossa la pelle e non va passato in questa zona, soprattutto quelle più delicate, perché rischiate di rompere i capillari. È un dispositivo molto molto pericoloso se usato male. Ovviamente questo io lo faccio una volta a settimana. Oddio, ha tirato fuori un botto di schifo. Io direi che adesso procedo con lo scrub e utilizzo lui, che è sempre di Fresh, una nocciolina su tutto il viso, e poi vado di là a sciacquarmi. Mi piace un sacco questo scrub, raga, ve lo consiglio anche questo perché è molto delicato. Sembra di utilizzare un gel al miele quasi, con questi granulini di zucchero che vanno proprio a esfoliare, levigare la pelle. Non sono invadenti, più fate questi movimenti, più lo andate a massaggiare, più i granulini di zucchero si vanno a sciogliere, quindi non vanno neanche a irritare la pelle. Fantastico. Oh mio Dio, qua è liscissima. No, vabbè, che ve lo dico a fare. Bello. Altra cosa che mi sta piacendo tantissimo è questo qua di Astra, il Juicy Lip Oil. È tra l'altro molto molto carino come pack, ed è il 90% naturale. Mi piace un sacco l'applicatore, che è cicciotto. Ora vado ad applicare la crema di Ren, quindi un gel con la vitamina C per il giorno, anche se oramai è sera, ma vabbè, tanto dopo Gloria non deve uscire, anche perché c'è il coprifuoco, e si struccherà. Mi strucco, mi guardo la mia serie TV e me ne vado a dormire. A proposito di serie TV, raga, mi sono presa benissimo a guardare, me l'ha consigliato la Fede, la Snica, a guardare La regina degli scacchi. È qualcosa di spettacolare. Mio Dio, la mia pelle è morbidissima, mi ha caricato un sacco. Questa bambina che sembra apatica, in realtà ha sviluppato nel corso degli anni un'ossessione, diciamo, per gli scacchi. Cioè, devi avere, secondo me, un cervello, quando sai giocare proprio bene bene bene, un cervello di quelli che calcolano ogni singola cosa. E io mi perdo già al secondo passaggio. Cioè, sono lì tipo con la tizia, quella là, con tutti i numeri. The number you have dialed. Mi piacerebbe provare. E tra l'altro ho visto un video proprio ieri, mentre facevo pausa con la serie, ho visto un video di questa tizia che spiega come giocare a scacchi per principianti, e mi ha appassionato ancora di più. Però a metà video già mi ero persa. Vado ad applicare il contorno occhi, e anche qua apriamo parentesi su sempre il brand Fresh e questo contorno occhi. Cercare per me un contorno occhi che ne valesse la pena è stato veramente difficile. Ricerche su ricerche per trovare il contorno occhi perfetto. Come vedete, io ho la pelle molto sottile in questa zona e rientra parecchio, quindi oltre a essere sottile e molto vuota, si vede subito l'osso e si crea subito l'ombreggiatura e il nero dell'occhiaia. Quindi è normale che qualsiasi cosa ci vado a mettere, comunque l'ombra si vede. Sono riuscita a trovare quella perfetta perché mi è stata consigliata dal ragazzo di Sephora, e non mi piacciono quelle creme che creano una patina, tipo come se fosse in Vinaville. Quella crema è la Rose Hydrating Eye Gel Cream, sempre di Fresh, questa qui, e mi piace perché è spessa, cioè la sentite proprio che è spessa e va a rimpolpare la zona. Non si assorbe completamente, rimane molto morbida sulla pelle. Io poi ovviamente ne vado a mettere un bel po' in questa zona e la lascio, cioè la picchietto, ma poi ne lascio un po' perché mi piace che diventi una sorta di impacco. E ho notato che fa, perché poi quando vado a dormire non la metto ovviamente poco prima di dormire, ma faccio skincare qualche ora prima, in modo che quando poi vado nel letto non mi si appiccicano le federe, il cuscino e le coperte, i pelucchi e tutte ste robe. Noto proprio la mattina la pelle super distesa. Poi ovviamente dipende anche da quante ore dormite, da quanto siete stressati, da quanti caffè bevete, e io sono la regina di queste cose perché le sbaglio tutte. Volevo provare con voi le nuovissime Brow Microfilling Pen, nuovissime perché sono uscite da qualche mese, però comunque per me sono nuove. E provo prima la light brown. Ci sono tre puntine, da queste tre puntine esce il prodotto, creando una sorta di finto pelo, e devo dire che questo colore va abbastanza bene. Vi giuro che l'avevo già provata, ma
non bene, cioè non con la frangia indietro, con tutte le mie pause per poterla studiare bene. Ma wow raga, ma che bomba. E volevo utilizzare i nuovi correttori di Clio che mi hanno mandato, me ne hanno mandati due perché io non sapevo quale scegliere, dato che non avendoli davanti, essendo nuovi, non sapevo che sottotono avessero, quanto fossero simili alla foto. Ho optato per il numero 1 e il numero 2. Ovviamente non è arancionissimo perché essendo solo la seconda tonalità. Questo è il correttore una volta applicato, come vedete è molto molto chiaro, però sembra cancellare il colore scuro delle mie occhiaie. Applico già il fondotinta, ma a questo giro provo la CC Cream di IT Cosmetics, questa qua è la CC Plus Oil Free Matte, è una full coverage, minimizza i pori e c'è il filtro SPF di 40, perché non esiste la tonalità verde gloria. Io devo fare un fondotinta per noi alieni. Prossima sfida sarà trovare un colore nel fondotinta perfetto per me, perché non riesco a trovarlo. Allora, non è full coverage secondo me, almeno applicata col il pennello non mi sembra molto full coverage, anzi vado ad applicare il correttore numero 1 e vado a coprire anche i miei brufolettini. Ok, non sono molto soddisfatta, ma perché in realtà non sono soddisfatta della mia pelle in questo periodo, mi sono stressata parecchio, quindi ne risente parecchio anche la mia pelle, soprattutto la mia pelle. Vado a fissare il tutto con la mia Lavender di Fenty, molto molto leggero ma coprente, perché comunque ha coperto. Ovvio, non sono magari i colori esatti per il mio carnato, perché come vedete ancora sta zona è molto scura. Questa è quella dell'osso che vi dicevo, e qua dovrei andare a utilizzare un correttore solo in questa zona, però non lo so. Vediamo qua dentro, non mi ricordo. Sono troppo contenta di avere questa di Becca, la prismatica, che è stata creata con Barbie Ferreira per Euphoria, e guardate che bella. Dopo li utilizziamo questi illuminanti. Solita Shade and Light di Kat Von D, anzi di KVD. Sono leggermente cadaver. Tra l'altro devo vedere anche cadaver, che me l'ha consigliato sempre la Fede. E sono un po' indietro con le serie TV. Ho visto Ratched, mi è piaciuto tantissimo. Infatti poi dovevamo farci anche il make-up quando sono stati qua Fede e Anto, sempre appunto la Snika e Sorvix, perché se mi seguite su Instagram, dove sono molto molto più attiva, sicuramente avrete visto i reel che abbiamo fatto, cioè il reel che abbiamo fatto, perché in realtà la nostra idea era di farne molti di più. Vabbè, proviamo questo qua di Wycon, che è molto rosa, wow, molto rosa ma super super Gloria. Ciao, proviamo anche questa, che è un'acqua illuminante face mist 3 in 1 di Bretman Rock, che io amo, mi fa morire dal ridere. Questa è quella che ha fatto in collaborazione con Wet n Wild. Mi piace tantissimo il vaporizzatore e poi ha un profumo buonissimo, quindi anche questa oramai non so, non penso ci sia più, però se la trovate provatela. Volevo provare con voi anche la palette, che come vedete è integra, nuova, mai usata. Ci sono dei colori molto audaci, mi piace tantissimo. Quasi quasi utilizzo questi due che riprendono un po' il colore della maglietta e secondo me ci sta. Ok, me lo aspettavo un po' più pigmentato. Honestly. Qualcosa di più trascendentale, cioè non lo so. Mi sa che metterò il rosa sotto e l'azzurro sopra. Ecco, io quando vedo questi colori power, che poi in realtà non sono poi così power una volta stesi, rimango molto delusa. Poi li vedete pigmentati, però ve lo giuro, sono molto trasparenti. Cioè poi una volta sfumato risulta molto trasparente. Sicuramente ci sarà qualcuno a cui piace questo effetto, eh. Ma siamo diventati sempre più esigenti nel make-up. Raga, vi giuro, sono 3 ore che lo sto applicando, so più cosa fare, stratifico e vabbè, è un no. Cioè voglio provare King of Jungle, ecco, King of Jungle sembra già wow, lui wow, vi rendete conto come sono trasparenti una volta sbocciati? Proviamo Alpha, li sto provando tutti, ecco anche il nero trasparente, però il nero in questo modo è carino se si vuole fare uno smokey un po' più quasi sporco, leggero, ecco. Prowl, non mi deludere ti prego. Ok, carino, Prowl, carino, niente di che, ma carino. E Peacock, proviamo il verde, che wow, ok, il verde mi ha già... è un nero verde. Baffle out, di brut out. Però è molto bello una volta steso, mi piace. Ok, forse questa combo potrebbe farmi ricredere sul prodotto, ma... Però si sfuma abbastanza bene. Devo dire che rispetto all'altro, questo è un po' più facile da sfumare. Vado ad applicare Flamingoe e lo applico su tutta questa parte. Non mi riesco ancora a dare un giudizio, onestamente. Non mi sta...
Non riesco a essere completamente convinta di questi ombretti, non lo so, ci sono cose che mi piacciono e cose che mi stanno un po' urtando. Però vado a modificare la parte interna. Voglio applicare, oddio sì, voglio applicare lui. Super freddo, che secondo me lega un botto. Vado a fare un mix di questi due. Raga, mi sembra di essere tornata nei make-up degli anni 2000, vabbè. Io andrei di mascare ciglia Eyeliner. Dov'è l'eyeliner? Where is the liner? Ok, vado a scurire il tutto con eyeliner. Utilizzo questo di Sephora Waterproof che mi è arrivato, perché non sono andata giù a prendere altri eyeliner. Raga, mi ha fatto un fallout incredibile qua, che non vi dico neanche. L'eyeliner è bello scuro, dice che è waterproof. Non mi fa impazzire perché rimane semilucido. Io quando rimangono semilucidi non mi piacciono. E poi inizia a sgretolarsi se ci passate troppo sopra. Raga, vi sto bocciando tutto, sono diventata super selettiva. Provo anche questo di Huda Beauty, che è il Legit Lashes. Wow, ma è mollissimo! E la parte che incurva, quindi vado a stendere questo prima. È semipromosso, anche se ancora non ho capito bene la formula. Un po' gommosa. Come sono rompipalle. Ho comprato qualche tempo fa. Questi qua si chiamano Eleganza, sono di Anastasia Beverly Hills e sono fatte in questo modo. Mi hanno colpito perché hanno una parte molto più naturale verso l'inizio delle ciglia e nella parte finale sono più folte e più allungate. Mi sono piaciute subito per questo, perché io utilizzo molto spesso delle ciglia, le ciglia fatte in questo modo. Con la prefe Huda Beauty, quella nera. Ecco, forse con le ciglia iniziamo a ragionare. Però non è che tutti i trucchi possono essere salvati dalle ciglia, eh. Poi l'applicazione è iper semplice di queste, perché hanno proprio la banda super super fine. Poi c'è il filo di nylon. Io le amo le ciglia finte col filo di nylon, perché serve poca colla, si puliscono velocemente, evitano di rompersi rispetto agli altri con la banda nera, e poi si incollano, che è una meraviglia. Essendo più fini e più morbide, si riesce ad avere un'applicazione più perfetta. Voglio utilizzare lui, sempre di Bretman Rock, Jungle Rock, che è un highlighting duo. Ah, wow, oddio, perché... No, vabbè. Ci sono due scomparti, di cui uno rosato e uno dorato. Io utilizzerò ovviamente quello dorato. No, che odio, raga, che odio quando ci sono tutte queste plastichine da togliere. Ma poi la B e la R, cioè, bellissimo il pack. Il pack è veramente tanta roba, non ho niente da dire sul pack. Però per applicarlo, io come cazzo lo faccio uscire? Prendiamo sto doratino. Wet n Wild con gli illuminanti ci sa proprio fare. Non so se vi ricordate il mio preferito, sempre in polvere libera. Penso che andrò di rossetto di Liquid Love di Clio, 90-210. Si è spaventato il gatto. Il colore è bellissimo, mi piace un sacco, però non mi piace come lega con il resto del look. Questa è una cosa che faccio spesso, perché ultimamente non riesco proprio a vedermi con le labbra iperpigmentate. E vado a mettere quello della collezione di Bretman, il lip gloss, che ha questi riflessi molto euforia. Ho detto che devi uscire. It's been a long night since I never thought I'm gonna go home. Sky is the road I'm taking. Bene, raga, frangia lavata, frangia asciugata. Oh mio Dio, un capello bianco. Sto invecchiando. Questo è il look finale. Io non mi sciolgo neanche i capelli, perché in realtà mi piace anche a così. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate in base a tutto quello che vi ho detto in questo video lunghissimo. Ovviamente è inutile dirvi che se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e fatemelo sapere anche nei commenti qua sotto, non vedo l'ora di leggervi. E per tutti gli altri aggiornamenti ci vediamo come sempre su Instagram, quindi seguitemi anche là se volete saperne di più e vedere la mia vita oltre YouTube. Quindi niente, alla prossima puntata. Ci vediamo al prossimo video e vi abbraccio tutti forte forte forte. Ciao. Ma no, devi fare la foto. Brutto stronzo.